Nessuno passa giorni e notti nel ventre di un camion nutrendosi di carta di giornale. Nessuno striscia sotto le recinzioni, nessuno vuole essere picchiato né compatito. Nessuno se ne va via da casa finché la casa non diventa una voce sudata e tremante che dice «Vattene! Scappa lontano da me, ora! Non so cosa sono diventata. So solo che qualsiasi altro posto è più sicuro di qua». Questi sono alcuni dei versi di Casa, la poesia di Warsenshire, giovanissima poetessa britannica di origini somala che parla da migrante di migrazione. L'Ecco FM, benvenuti da Luca Cereda. Siamo a Fiore, Cucina e Libertà, un locale che è stato confinato alla mafia e restituito oggi alla collettività. E siamo in compagnia di Harris, 22 anni, originario del Ghana. Ecco, più di 4 anni fa Harris è scappato da quella che chiamava casa e che dopo un lungo e difficile viaggio si trova qui a Fiore, dove lavora come pizzaiolo. Ecco Harris, ti chiedo, cosa significa per te questo locale e questo lavoro alla luce della tua esperienza di migrante? In un certo senso questo posto è diventato per te casa? Sì, è diventato a casa mia, nel senso che praticamente è una cosa molto legale e ti aiuta ragazzi giovani, soprattutto i miei colleghi, siamo tutti giovani e siamo in gamba e poi come a casa mi trovi bene. Anche in compagnia Mamadou e Burama, benvenuti. Grazie. Grazie. I ragazzi sono tutti e tre protagonisti del libro e del progetto di Iris con altri occhi. Un libro che raccoglie le vostre storie, le vostre tre storie. Quale effetto vi aspettate che faccia la lettura di questo libro nei giovani e nelle tutte le persone che leggeranno le vostre storie? Perché il libro racconta del vostro viaggio, la vostra esperienza di migranti. Partiamo da Burama. Io in questo momento io mi aspetto che veramente questo libro sia il tour del mondo, cioè andando fuori l'Italia veramente, perché è un libro veramente che è partito dal cuore, proprio dal cuore, sia da Daniele sia da noi ragazzi, noi tre l'abbiamo fatto con il coraggio. E ci aspettiamo veramente che la gente capisca veramente cosa si tratta l'immigrazione, proprio l'immigrazione forzata, perché ci sono persone che non capiscono cosa significa l'immigrazione. L'immigrazione forzata, ci sono tante persone che non conoscono questo. Quindi una persona può scappare di giorno al seguente con diversi problemi. Può essere la guerra e altre cose. Quindi io mi auguro veramente che la nostra storia va veramente in giro e fa veramente capire a quelli che non hanno capito veramente il significato di l'immigrazione. Un ragazzino di Lecco, della Brianza, che prende in mano il nostro libro, che reazione può avere? È più consapevole? È curioso anche? Vedere oggi questo libro, uscire questo libro, per me è un pezzo della mia vita che è scritto in questo libro. E non è una cosa facile, è stata una cosa reale. E io spesso lo chiamo con gli amici la nostra versione. Quando mi hanno chiesto come mai Altri Occhi il titolo del libro, ho detto perché è stato il progetto. Ma io il libro praticamente chiamo il libro la nostra versione. Quale versione sto parlando? È la versione reale, praticamente della storia che stiamo praticamente vivendo ora in Italia. E quelli che andranno a leggere questo libro, cioè andranno a leggere la realtà e andranno a leggere la vera versione dell'immigrazione e soprattutto la nostra versione. Perché per anni siamo impegnati a raccontare tutto ciò che pensavamo essere utile, oltre che essere utile siamo andati praticamente a raccontare la nostra vita vera, che non è facile, che non è anche offerta a tutti di avere questo coraggio. E spero che questo libro farà questo effetto, non so sinceramente se lo farà, ma spero che una persona che andrà a leggere questo libro avrà l'opportunità di conoscere una persona che ha dovuto lasciare la sua casa per motivi personali,
motivi politici o altro, familiari, è una persona che ha dovuto anche fare un viaggio che non sapeva cos'è il viaggio, questo viaggio, è una persona che ha superato tante cose che non pensava riuscire. Ai ragazzi che andranno a leggere questo, io gli auguro veramente una buona lettura e spero che imparranno cosa vuol dire speranza. Grazie mille, una battuta finale con Harris. Con altri occhi, questo libro sarà appeso sulla parete qui dietro alle nostre spalle, qui nel tuo luogo di lavoro, che effetto ti farà? Questo libro secondo me è una cosa molto esempio di farlo conoscere ai ragazzi, soprattutto ai ragazzi giovani, i bambini che vanno a scuola. Noi che abbiamo visto quella che c'è, raccontiamo nostra storia e nostra esperienza, che senza dubbio abbiamo fatto, che abbiamo raccontato, quindi questa è la verità, senza dubbi, e quindi è una cosa molto esempio e poi molto significato per i ragazzi di capire cosa vuol dire immigrazione. Benissimo, grazie ragazzi per essere stati ai microfoni di Lecco FM. Sempre per Lecco FM, siamo in diretta in esclusiva da Fiore, ristorante della legalità, confiscato nel 92 a Cocco Trovato, sempre con Daniele Biella. Daniele è giornalista, scrittore, si è occupato a fondo del tema delle migrazioni nei suoi libri ed è anche formatore scolastico per il progetto della cooperativa Iris Con Altri Occhi. Attraverso questo progetto è poi nata l'idea del libro Con Altri Occhi, che viene presentato qui questa sera a Fiore. A Daniele chiedo perché è importante parlare di migrazioni affrontando e sfatando miti e pregiudizi che circondano questa realtà in un ristorante che dà luogo di legalità e ora simbolo della legalità. Buonasera, è importantissimo perché fondamentalmente stiamo parlando di situazioni, di persone, di fenomeni che sono difficilissimi da capire. Migrare può essere una cosa normale per molte persone, per altre diventa un obbligo quando si è di fronte a difficoltà nel luogo di partenza. Sono tanti i motivi per cui si viaggia, si va via da casa, e ridurli in modo semplicistico è profondamente sbagliato, ancora prima che ingiusto. Quindi questa complessità va affrontata. Affrontarla bene vuol dire dedicarci tempo, dedicarci risorse. Con Altri Occhi nasce un po' per quello, per dare chiarezza dove la chiarezza purtroppo oggi non c'è, perché proprio perché è così difficile raccontare questa complessità, spesso la visione un po' troppo semplificata dà luogo a reazioni, a pensieri che poi non corrispondono alla realtà dei fatti. Conoscere le persone, conoscere le storie, confrontarsi, no? Anche su, magari su idee diverse che però nascono da parole chiare, da spiegazioni chiare, è diverso da invece confrontarsi anche magari litigando, partendo da posizioni che poi si arriva a discutere appunto ragionando su dati magari sbagliati o parziali, no? Quindi davvero la ricerca di una verità che purtroppo non c'è, è come una speranza, no? Di arrivare prima possibile anche a una soluzione dei fenomeni migratori, per quanto riguarda soprattutto quelli forzati, fa sì che comunque una società moderna si interroghi su questi fenomeni non in modo, come si può dire, distruttivo ma costruttivo, dove non ci sia un noi o un loro, ma ci sia proprio un percorso comune che porti per il bene di tutti a soluzioni inclusive, appunto. Quindi non c'è, è vero che c'è un accolto, c'è invece chi accoglie, però fondamentalmente si può capire che oggi si accoglie, domani potresti essere accolto come ieri sei stato accolto. Quindi questo è un po' il punto di partenza del progetto e dell'azione, che poi nel libro è ben spiegata, insomma. Grazie. Questo libro, quindi, queste storie, queste esperienze possono far sì che il fatto di accogliere diventi un fatto sempre più normale, avere un impulso e una sensibilità umana quando si è vicini ad una persona che chiede di essere aiutata, accolta, fatta sentire a casa. Cosa c'è di più vero rispetto all'accoglienza attraverso la tua esperienza di scrittore e di curatore di questo libro, confrontandoti quotidianamente con i ragazzi che hanno una storia di migranti e con i ragazzi che invece ascoltano le storie di migranti dalla loro esperienza diretta?
Io parto da un presupposto molto chiaro, in tutte le esperienze che ho avuto, sia nei luoghi di partenza delle persone, sia alle frontiere dell'Europa, ma anche poi nell'accoglienza qua, vedo persone che nel momento in cui vedono un'altra persona in pericolo l'aiutano. E questo è un sentimento universale, che probabilmente abbiamo tutti fondamentalmente, o quasi tutti. Il problema è quando a questo sentimento di aiuto reciproco si sommano altre cose, la paura, la diffidenza. Non bisogna girarci intorno, sono sentimenti che abbiamo, dobbiamo gestirli, non dobbiamo dire no, non è vero che si ha paura del diverso, no, si può avere, quindi deve essere gestita e c'è qualcuno che ti deve aiutare a gestirla. Quindi affrontare la paura, affrontare le differenze, affrontare la diversità non è facile, okay? Me ne rendo conto ed è quello che cerchiamo di far capire anche ai ragazzi, ma non solo, anche agli adulti. E questa è la sfida oggi, più che altro nostra. L'umanità probabilmente dentro l'abbiamo, però di fronte a situazioni che ci mettono in pericolo, cioè, o che pensiamo che ci mettono in pericolo, la nostra reazione è la chiusura. Ma parte della popolazione si chiude e non va attaccata perché si chiude. È chiaro che bisogna far capire a questa parte della popolazione, dal mio punto di vista, che ho visto tanti scenari, no? Tante persone in difficoltà, e ho visto come la povertà è universale, non dipende dal colore della pelle, dalla provenienza, dalla religione, così come tanti altri aspetti non dipendono proprio da fattori esterni, dipendono dalla singola persona, dalla storia di vita, dalla fortuna, dalla sfortuna. Farlo capire a chi magari durante la propria giornata non ha accesso a informazioni così profonde, no? Così che spiegano le cose come stanno, è un po' la sfida. Io parlo da giornalista ma anche da educatore, è la sfida di oggi, perché effettivamente altrimenti ci si divide sempre di più e alla fine, dividendosi, la storia insegna che i muri non portano da nessuna parte, se non a nuove chiusure, a rimpicciolirsi sempre di più in un proprio ambiente che alla fine non potrà vivere su se stesso, avrà bisogno del contatto con l'altro. È chiaro che bisogna regolare le relazioni, regolare i flussi, però è ben diverso dal dire invece no, opponiamoci del tutto, perché oltre ad essere una visione antistorica, è una visione che non fa conto di un aspetto importante, che su tante cose ormai si vive connessi con tutto il mondo, le merci piuttosto che tante altre dinamiche sono ormai globali. È vero che ogni Stato, ogni nazione ha la sua particolarità, la sua identità deve essere mantenuta, ma si può lavorare assieme, si possono fare cose assieme, e con le persone ancora di più, perché le persone sono ben disposte a arrivare a un posto e viverci seguendo tutte le regole. Io lo vedo proprio, la maggior parte è così. Ci sono i casi singoli magari diversi, è vero, ma in ogni situazione ci sono non dico le eccezioni, ma dei casi magari che non rispettano la norma. La norma è fatta di persone, come io ho conosciuto, come Burama, Eres, Mamadou, le persone che ho conosciuto che sono qua in accoglienza, che l'unica cosa che chiedono davvero è avere una possibilità di vivere in modo normale come stiamo vivendo tutti noi, senza togliere niente a nessun altro, soprattutto di chi accoglie, insomma. Quindi conoscere per diventare umani, per tornare umani con altri occhi, è quindi un mattoncino rispetto a questa conoscenza. Assolutamente, è un mattoncino che, giusto perché abbiamo visto che come cooperativa Iris ha avuto un riscontro molto forte nelle scuole, tra gli insegnanti, anche tra le famiglie, vogliamo che sia un mattoncino fondamentale in questa costruzione di un percorso di conoscenza diretta dei fenomeni. Quindi diamo il nostro contributo e speriamo che aiuti in una comprensione generale a trovare davvero una strada comune per arrivare a una normalità che fa sì che la persona trovi ospitare in un altro luogo senza dover, come si può dire, chiedere troppo, e dall'altra parte comunque senza mettere in difficoltà chi accoglie, proprio perché si sente minacciato in qualche modo. Benissimo, grazie a Daniele Bella per essere stato con noi di Lecco FM, grazie a Darris, a Burama e a Mamadou per il loro intervento e la loro testimonianza. Da Luca Cereda è tutto, continuate a seguirci su Lecco FM.